Agenda fitta di incontri per il vicepresidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, che all'indomani dei funerali di Gianroberto Casaleggio è arrivato in Sicilia per incontrare i giovani di Bonagia e alcuni candidati sindaci che parteciperanno alle prossime amministrative. Nel corso di questo tour, Di Maio, accompagnato dai deputati Giorgio Ciaccio e Riccardo Nuti, si è fermato a Terrasini per conoscere la candidata sindaco Eva Dec e la sua lista. Durante l'incontro il vicepresidente della Camera ha ricordato il cofondatore del Movimento 5 Stelle, Casaleggio, venuto a mancare lo scorso martedì, col quale aveva intrecciato una forte amicizia. È una persona enorme, un'enorme mente, e quindi dovremo lavorare tutti molto di più per riuscire anche a mandare avanti il movimento senza Gianroberto Casaleggio. Scandalo Trivellopoli, referendum e i prossimi appuntamenti politici. Sono questi alcuni dei temi che ha affrontato Luigi Di Maio. Lo scandalo di Trivellopoli è collegato al referendum perché stiamo parlando sempre della solita storia, un governo che fa gli interessi dei petrolieri, lo fa facendo una legge per la totale in Basilicata e lo fa facendo una legge che mette le elezioni, facendo un atto avente valore di legge che mette il referendum il 17 aprile, lontano dalle amministrative, e poi dice pure di non andare a votare, cioè prova a sabotarlo in tutti i modi. Io non credo che dobbiamo far capire l'importanza ai cittadini, dobbiamo solo informarli che c'è il referendum, perché è questo il problema. Si sta nascondendo un referendum che, se fosse pubblicizzato di più, i cittadini lo conoscerebbero e andrebbero a votare, perché i cittadini italiani notoriamente in Europa sono un popolo che va a votare e in qualsiasi consultazione. Le più alte cariche dello Stato, fra cui Renzi e anche lo stesso Napolitano, invitano i cittadini a non votare. Una ragione in più per andare a votare. Cosa diresti a un giovane siciliano che vorrebbe andare all'estero perché qui non vede più prospettive future, per convincerlo a rimanere qui? Secondo me il concetto è che chi vuole andare all'estero ci può andare per fare esperienze, ma poi deve tornare. Cioè, lo Stato italiano deve ragionare in quest'ottica: facciamo esperienze all'estero che sono importanti, però quel know-how e quella conoscenza che gli abbiamo fornito studiando nelle nostre università, nelle nostre scuole, deve essere messa a sistema nel nostro territorio. Su questo si spreca la retorica, cioè potremmo dire che potremmo vivere solo di turismo, solo di energia, solo... Il problema è che non viviamo di queste cose qua perché c'è una classe politica corrotta, perché è la corruzione che oggi la fa da padrone. Siamo il penultimo paese per livelli di corruzione, quindi il secondo paese in Europa per corruzione secondo Transparency International, siamo il paese in Europa col più alto numero di poveri. Metti insieme questi dati e capisci che c'è il fallimento politico, quindi riparte tutto da lì, e non bisogna candidarsi per forza per cambiare le cose. Avremo bisogno di maggiore trasparenza, cioè la legge sulla Total di Trivellopoli è passata una notte in Senato. Se ci fosse nelle commissioni una diretta streaming, se non si vietasse la notte di fare le commissioni come chiedono Riccardo Nuti, tante altre persone stanno in commissione ogni giorno, probabilmente queste cose non accadrebbero. Questo è uno dei tanti tasselli, quindi trasparenza significa combattere la corruzione, quindi chiedere trasparenza significa rompere le scatole ai corrotti. E voi vi sentite pronti per governare questo paese? Quale sarebbe la prima cosa da fare? I cittadini italiani si devono sentire pronti per governare questo paese, perché saranno loro a decidere se noi andremo al governo oppure no. Io dal canto mio penso che siamo pronti come gruppo, come Movimento 5 Stelle, ma chi ci vuole votare deve essere consapevole che non è che ci dà il voto e poi dice vedetevela voi, non funziona così, ma non funziona così da decenni, infatti rimaniamo sempre fregati ad ogni elezione. Le persone che ci votano devono anche metterci un'ora al mese del loro tempo per darci una mano, che significa informare gli altri cittadini, significa mettere a disposizione un po' di proprie competenze. Questo paese lo riprendiamo, lo rimettiamo in sesto se saremo una comunità. Se non saremo una comunità, cioè se andiamo a votare e poi torniamo a farci i fatti nostri, non funziona, non funziona da nessuna parte, funziona dove siamo in grado di stare insieme. Prima di ripartire, Di Maio ha incontrato gli attivisti 5 Stelle e la lista che si presenterà alle elezioni di Terrasini, e ha incoraggiato Eva Dec, la candidata sindaco. Gli auguri vanno a tutti i nostri candidati sindaco, di ogni comune, dai più piccoli ai più grandi. Speriamo di riuscire a tutti i livelli a indebolirli ancora di più, cioè togliendogli i centri nevralgici dei loro interessi, che sono i comuni. Nei comuni danno gli appalti senza gara, nelle regioni danno gli appalti senza gara, e poi ci ritroviamo nella solita situazione, che è quella dei cittadini che pagano le tasse e le amministrazioni che li sperperano. Però non possiamo dare sempre la colpa solo alla politica, noi dobbiamo controllare le amministrazioni, altrimenti non ne usciamo. Finora il movimento ha dimostrato dovunque
che trasparenza è al primo posto, la trasparenza è fondamentale, quindi è quello che noi proponiamo per Terrasini, una lotta serrata contro qualunque tipo di inquinamento ambientale. Come ho sempre detto, siamo stati molto combattuti per scegliere il primo punto del nostro programma, però proprio per la situazione in cui si trova Terrasini oggi e vedendo che molte scelte che sono state fatte proprio nell'assenza più totale di dialogo con la cittadinanza, proprio per questo abbiamo scelto come primo punto la trasparenza. Ai cittadini noi possiamo dire che il movimento propone la trasparenza, propone l'onestà e la legalità sicuramente.